Ciao a tutti amici di Nexus Lab, oggi vi presento la nostra videoprova dell'HTC One X, il nuovo top di gamma della casa asiatica, gentilmente inviatoci da expansys.it. Allora, andiamo a scoprire la confezione di vendita. Come potete vedere, una scatola piuttosto compatta in materiali completamente riciclati, in cartone. Andiamo a scoprirla. Il terminale è nella parte superiore della confezione. Togliendo il vano superiore, andiamo a scoprire tutte i vari manuali classici che troviamo nelle confezioni dei nostri smartphone. Un caricabatterie, in questo caso il nostro è la versione europea. Un cavetto USB, micro USB, che non abbiamo neanche tolto dalla confezione dato che abbiamo usato il nostro, e le cuffie standard HTC, non Beats Audio. Questo è uno dei difetti che segnaliamo appunto anche nella nostra recensione scritta, poiché il cellulare è sviluppato in partnership con Beats Audio, pensavamo di trovare delle cuffie dedicate un po' più performanti, nonché queste cuffie auricolari non siano buone. Analizzando il design di questo dispositivo, scopriamo come questo sia caratterizzato da un blocco monoscocca, quindi la batteria non è estraibile, la micro SIM presente in questo piccolo slot che si può togliere attraverso la graffetta integrata o qualsiasi punta a vostra disposizione. Il design rimane bello, ma io a seconda dei miei gusti preferisco comunque una batteria estraibile, sia per ampliare magari in futuro la capacità della batteria integrata, ossia per i vari problemi che comunque Android o qualsiasi altro sistema operativo mobile può dare, e quindi il togliere la batteria mi conferisce maggiore libertà a questa dal punto di vista anche del sistema. Comunque il design ricorda, almeno per la parte destra, molto il Galaxy Nexus. Come potete vedere, i due smartphone presentano un bilanciere molto simile, con una curva inferiore altrettanto comparabile. Nella parte inferiore troviamo il microfono per le chiamate, poi troviamo la micro USB per ricaricare lo smartphone o per collegarlo come periferica d'archiviazione di massa o condividere la connessione. Il jack da 3,5 e il pulsante di sblocco o accensione del telefono. Nella parte posteriore troviamo la cassa altoparlante con il logo Beats Audio, potete vedere, logo HTC in rilievo, e in più i connettori per le varie periferiche aggiuntive. Abbiamo la fotocamera, videocamera da 8 megapixel con flash LED. Fotocamera che, come potete vedere, ha uno scalino, probabilmente per far spazio al sensore. Il dispositivo, nel mentre lo vado a sbloccare, è un quad core Tegra 3 di Nvidia da 1.5 GHz. Il dispositivo presenta anche un ampio display da 4.7 pollici che abbiamo confrontato con diverse altre soluzioni a nostra disposizione, con il Galaxy Nexus e l'HTC One S. Il Super LCD di questo schermo ne viene fuori abbastanza bene, dipende molto dai gusti personali. I colori sono molto naturali, molto belli. Andiamo a vedere rapidamente una galleria di immagini. I colori sono molto belli, però sui neri abbiamo qualche incertezza, e l'angolo di visione, come potete vedere, ne risente. Adesso c'è un riflesso, spengo un attimo il display, ne risente abbastanza, anche se fortunatamente, essendo un dispositivo personale, è difficile tenerlo con angoli di visione superiori ai 60-80 gradi.
Abbiamo una memoria integrata a 32 giga, non espandibile, essendo appunto un terminale monoblocco che non presenta feritoie per l'aggiunta di unità esterne, tranne per la SIM. Abbiamo 1 GB di RAM. Andando però ad analizzare il Tegra 3, questo processore, questo SoC più che altro, presenta alcuni rallentamenti. Rallentamenti che durante l'interfaccia della Sense 4.0 non abbiamo, però durante la navigazione via browser, anzi andiamo a scoprirla subito, con l'attivazione del flash player abbiamo notato dei rallentamenti che per un quad core da 1.5 sembrano piuttosto strani. Adesso siamo sotto rete wifi, andiamo su una pagina un po' più pesante tipo Yahoo. Naturalmente parliamo di comunque prestazioni maiuscole, non è un cellulare di fascia bassa e lo si nota subito, però ci saremmo aspettati qualcosa di più. Come potete vedere il pinch to zoom è abbastanza rapido. Adesso siamo andati in una pagina che non presenta grandi elementi in flash. Proviamo a navigare un attimo velocemente, vediamo se questo elemento è in flash o no. Purtroppo non ci ha caricato il plugin, attiva flash player. Ok, come potete vedere adesso abbiamo già qualche incertezza. Noi appena abbiamo ricevuto il terminale, potete vedere, fa già fatica, e qua parliamo solo di un video in flash. Il terminale non era aggiornato all'ultima versione del firmware, aggiornandolo la situazione è già notevolmente migliorata. Adesso direi di chiudere il browser. Comunque navigazione sufficiente, non ai livelli che ci saremmo aspettati da un quad core. Andiamo a scoprire la Sense.4. Sense che personalizza ogni aspetto del telefono. Molto bello la sezione del multitask. Tramite questo movimento andremo a chiudere le applicazioni aperte in background. Abbiamo la personalizzazione dell'elenco delle applicazioni divise in tutte le applicazioni, nelle frequenti e in quelle scaricate. Animazioni presenti ovunque. Noi ovunque nel telefono avremo delle animazioni personalizzate. È stata tolta l'animazione tra le home tridimensionale, che forse creava confusione, è rimasta quella di pinch to zoom, molto carina e funzionale. Il dialer è stato personalizzato, abbiamo la ricerca rapida, abbiamo i contatti, funziona tutto molto bene. Inoltre abbiamo la sincronizzazione con l'account HTC se ne possedete uno, altrimenti potete iscrivervi normalmente. HTC non propone tantissime app aggiuntive, poiché l'interfaccia Sense è il vero cuore di questo telefono. Abbiamo specchio che non ve lo mostro neanche, abbiamo la radio FM, cosa gradita soprattutto per chi va molto in giro, magari non ha un traffico dati sufficiente. Abbiamo poi Friend Stream, con cui praticamente avere una sorta di hub di tutti i nostri social network, gestione attività, che è un task manager incorporato nel telefono. Possiamo liberare possiamo chiudere immediatamente tutte le applicazioni o scegliere quale chiudere. Andiamo a scrivere un messaggio, tastiera HTC che io trovo molto funzionale, poco piacevole alla vista perché è un po' confusionaria, però veloce da usare. Ciao da Alessandro. Andiamo magari nel testo. Ok,
Ok, io adesso ho fatto un errorino, però come potete vedere molto veloce. Abbiamo i tasti direzionali direttamente nella tastiera QWERTY, che se messa in orizzontale presenterà i tasti sulla destra della tastiera. Ok, inoltre vi faccio vedere un attimo la fotocamera che fa ottimi scatti. Vi consiglio di vedere le foto sull'articolo scritto. Andiamo a prendere il primo soggetto che ci capita, focus sul soggetto tramite touch e fotografiamo. In più la Sense ci consente di avere dei filtri oppure degli effetti direttamente dalla fotocamera. Molto carino questo pixelloso. Abbiamo l'effetto mono personalizzabile, il country, il d'epoca, eccetera eccetera. Se invece filmiamo, adesso siamo in video, possiamo fare uno screenshot direttamente dal video. Chiudiamo. Altra caratteristica, possiamo montare direttamente il video. In più abbiamo una quantità impressionante di opzioni nella fotocamera. Abbiamo l'interfaccia della fotocamera grigia, suono tiratore, opzioni della fotocamera, catturo del sorriso, rilevamento del volto, tipo di formato, etichetta geografica, registrazione audio, registrazione molto buona. Ok, per quanto riguarda le telefonate, io utilizzo prettamente le telefonate VoIP. Ho provato anche una telefonata di prova con un interlocutore un attimo e devo dire che il telefono si è comportato egregiamente da questo punto di vista. Fatica solo un po' a riprendere il segnale quando si arriva in una zona dove non c'è questo. Abbiamo anche un'autonomia piuttosto risicata. Io non sono riuscito ad arrivare a sera, la mia giornata tipo è 6 del mattino, 23 di sera, io non arrivo a cena. Purtroppo questo forse è dato da una scarsa ottimizzazione del Tegra 3, da una esosità di questa architettura. Purtroppo bisogna girare sempre con o un caricabatterie portatile oppure quei dispositivi per la ricarica in mobilità. Parlando alla fine del dispositivo, il dispositivo non mi è dispiaciuto, non mi piacciono alcune scelte di design, non il design in sé, ma il fatto, scusate la suoneria, ma il fatto che non si possa avere una batteria estraibile è una cosa che a me dispiace. Il fatto di adottare per forza questa micro sim, vabbè, questo ormai è uno standard, quindi ce ne faremo una ragione. Il Tegra 3 che non stupisce, anzi in alcuni casi sembra quasi meglio il dual core della Snapdragon che abbiamo provato sull'HTC One S. Schermo buono, non eccezionale, cioè da un super LCD non mi aspetto miracoli, fa il suo dovere questo super LCD, però anche qui la soluzione del One S forse più ergonomica, più bella alla vista e con materiali metallici che io preferisco. Beats Audio che funziona benissimo, anzi questo mi sono dimenticato di farvelo sentire al volo. Ok, Beats Audio che con l'equalizzatore fa un ottimo lavoro. Se si attaccano cuffie di qualità si avrà un audio eccellente. Purtroppo le cuffie auricolari in dotazione non danno giustizia alla qualità del device. Device che può essere usato come lettore MP3, ma la durata della batteria ne compromette appunto l'utilizzo
con tale scopo. Vi rimandiamo anche alla nostra recensione e confronto dell'HTC con l'HTC One S. Ringraziamo ancora Expansys di averci fornito il terminale in vendita più o meno a 540 euro con la dotazione da 32 GB. Un saluto da Alessandro per il blog Nexus.